Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a una puntata speciale, davvero speciale, della grande medicina. Una pentata speciale perché questa sera celebriamo un'eccellenza del nostro territorio, chiaramente in ambito medico-sanitario. Parliamo del quarto piano dell'ospedale di Cremona della nostra ASST, ovvero l'area donna. Oramai tutte le donne e non solo, lo conoscono proprio con il suo nome, cioè l'area donna. E allora questa sera nei nostri studi abbiamo il piacere e l'onore di ospitare il professor Daniele Generali, oncologo e responsabile dell'area donna. Buonasera ringrazio della, del gentile invito. Buonasera, buonasera. Buonasera, professore generale. Dunque, una puntata speciale perché domani, 8 marzo, è la festa della donna. Anche se è giusto dirlo, la festa della donna è sempre. E soprattutto, in qualche modo. Corretta. Nel nostro, nel nostro ambito, eh, la festa della donna è veramente una quotidiana attenzione alla salute e alla prevenzione, ma avremo modo poi di parlarne. Abbiamo realizzato dunque questa puntata speciale con dei contributi, eh, con delle interviste registrate proprio tra gli specialisti, tra gli addetti eh, ai lavori all'area donna. Ma intanto cominciamo a fare il punto su che cosa succede domani, 8 marzo, festa della donna in ospedale lo... all'area donna. L'ospedale allora, apre eh, in maniera assolutamente generale a tutta la popolazione. Nel focus specifico, cioè cerca di fare prevenzione e promuove la salute verso la popolazione, verso il suo territorio. Questo è lo scopo dell'ospedale all'interno dell'SST SST all'interno dell'8 di marzo. Se parliamo di area donna, eh, cosa fare a donna? Promuove la salute della donna e come fa? Visite gratuite, visite senologiche gratuite. Oppure mammografie, se è necessario, se viene riscontrato qualcosa di non adeguato durante la visita senologica, visite ginecologiche eh, preventive per le donne che afferiscono dalle 9 alle 16 presso l'SST Cremona. Questo riguarderà non solamente il presidio cremonese ma riguarderà anche l'olio Po, quindi il presidio verso Casalmaggiore e riguarderà anche eh, Pizzichettona. Fondazione Mazza ci ha dato la possibilità con un sinergismo con l'ospedale di offrire quindi eh, tutto, di coprire tutto il. Territorio da est ad ovest per favorire la prevenzione. Quindi, un 8 marzo all'insegna della salute e della prevenzione della SST eh, di Cremona, ricordiamo visite senologiche e ginecologiche, chiaramente riferite all'area donna, gratuite e senza bisogno della prenotazione. Assolutamente. Anche no. questo è un dettaglio importante eh, per, per le donne all'ascolto. Eh, professor Generali, come avviene la presa in carico della donna all'interno dell'area donna? <ride> allora, l'area il il, donna è prima di tutto una unità multidisciplinare. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono diversi specialisti, di diverse branche, che insieme prendono in carico la donna dai diversi punti di vista, in base, cercando di rispondere a ogni problematica nel quale si rappresenti. Può essere il chirurgo, può essere il ginecologo, il radiologo, il fisioterapista, l'oncologo, quindi diverse figure prendono ogni singolo aspetto insieme, decidono qual è la strategia migliore per quella donna, in modo tale che la possano non solamente nella fase preventiva, e che riguarda ovviamente il ginecologo, il senologo o il radiologo, nella fase in cui si presenti un, eventualmente una patologia, anche se discutiamo normalmente il martedì pomeriggio, discutiamo la gestione di questa donna da tutti i punti di vista, dal punto di vista preventivo, dal punto di vista gestionale, chirurgico, oncologico, dal punto di vista adiuvante no? e colloquiamo col territorio, col medico medicina generale, in modo tale che ci sia un sinergismo tra realtà ospedaliera e territorio. Quindi c'è stata diciamo, una riorganizzazione totale per quanto riguarda il lavoro eh, dell'equipe medica, della presa in carico dunque a 360 gradi, ma c'è stata anche una riorganizzazione del piano, vera e propria? Assolutamente. L'organizzazione è stata eh, un'organizzazione che si è evoluta nel tempo. Area Donna prende forma negli ultimi anni, ma devo ricordare che questo è un qualcosa che nasce dal territorio dagli ultimi 15 anni e la volontà... Non per niente, Regione Lombradea come l'Europa ha premiato le unità di, dedicate alla patologia mammaria, cosette con un termine anglosassone, breast unit, cioè la presa breast in carico. Perché tanto si sente parlare di breast yeah. unit. Esatto, perché si sente parlare di breast unit? Perché dove una donna è curata da, multi, da diversi specialisti, sappiamo oggi con dati alla mano in letteratura che vive di più, quindi perché è curata meglio. E questo è un punto di partenza. Recentemente, intorno a un anno e mezzo fa, due anni fa, grazie a un intervento dei Rotari si è potuto costruire quindi un intervento privato con un sinergismo pubblico-privato, un intervento economico importantissimo, forse il più grande che oggi ha avuto insieme nella storia dell'ospedale di Cremone, insieme all'associazione degli amici dell'ospedale nel passato, un intervento che ha permesso un primo mattone, un primo step. Una realtà multispecialistica concentrata legata alla salute della donna. Questo ha permesso poi con un rapporto con la Regione Lombardia di costruire un cancer center. Ci stiamo arrivando, quest'anno dovrebbe essere l'anno eh, definitivo anche per la realizzazione del cancer center, sapete che la burocrazia purtroppo a volte interviene a gamba tesa anche sul, eh, sugli aspetti eh, legati tecnicamente alla salute, ma... Tutti ci dicono che quest'anno, cioè 2019, dovrebbe davvero essere l'anno del Cancer Center all'ospedale di Cremona. Eh, dottore, voi ovviamente come era donna, prendete in cura la donna e eh, le sue patologie, ma vi focalizzate molto sulla prevenzione. Per noi è, fo è fondamentale. Io faccio l'oncologo e quindi gradirei avere meno pazienti oncologici, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene col sulla territorio, con l'ATS, con la prevenzione. Più prevenzione facciamo, quindi più è possibile individuare patologie ginecologiche o senologiche in fase iniziale, più facile è curare, quindi portare a reale guarigione, dato che oggi abbiamo i mezzi per farlo la donna. La prevenzione dunque, come avviene, cioè come è strutturata? Sappiamo che c'è un <coughs> legame con l'ATS. Allora, per uno screening. L'ATS è un ruolo eh, assolutamente essenziale. Promuove e spinge, devo dire, in maniera assolutamente eh, realistica e eh, concreta lo screening. Abbiamo lo screening che in questo caso rappresenta la mammografia, cioè mammografia da eseguire dai 50 ai 69 anni ogni due anni. La volontà è quella di aprire le maglie dello screening in modo da abbracciare più donne possibili e quindi offrire loro una vera eh, promozione della salute. Una vera prevenzione. Non è sufficiente la mammografia. La mammografia è importante, ma non è sufficiente. Abbiamo bisogno de anche della visita clinica. Tutto questo ci permette di dare un certo grado di sicurezza alla donna in termini di prevenzione. <coughs> Poi la nostra volontà non è solamente quella di fermarci a questa, eh, a questa promozione della salute, ma è anche quella di inserire nuove procedure che ci permettono di dare ad ogni singola donna la propria. Prevenzione, cioè metodologie di intelligenza artificiale, oggi se ne parla tanto, piuttosto che di biologia molecolare applicata, che ci permettono di individuare il rischio individuale e quindi fare una prevenzione mirata per ogni singola donna. Intanto avete visto delle immagini proprio relative al quarto piano dell'ospedale di Cremona e agli strumenti in dotazione, strumenti in questo caso eh, radiologici, eh, in dotazione proprio all'area donna. Eh, professor Generale, iniziamo. Mi permetto di essere insieme alla dottoressa Romanini e alla direzione generale. Questo è un mammografo di Tomosintesi, quindi mammografo di nuova generazione. Finalmente riusciamo a gestire le nuove patologie con accuratezza eh, assolutamente profonda e quindi garantire il meglio alle nostre donne. Abbiamo poi sentito comunque la dottoressa Romanini Perfetto, che ci spiegherà scusate. proprio eh, l'alta tecnologia degli, delle strumentazioni presenti in area donna. Intanto facciamo però un passo indietro, professor Generali, e andiamo a sentire la parte chirurgica eh, e eh, sempre di prevenzione legata all'area donna. Quindi eh, siamo pronti per il primo contributo che è un'intervista al dottor Sergio Agugini. Dottore, si parla tanto di prevenzione fondamentale per le donne, ma ci sono ancora alcune lacune. Il problema fondamentale è quello di far capire alle nostre donne che cos'è la prevenzione. Fatta la premessa che lo screening, quindi l'invito della regione per fare la mammografia, è stato un aiuto straordinario ed è l'unico dato che ha dimostrato di abbassare la morte, la mortalità per il cancro della mammella quindi sia benedetto dieci volte la prevenzione è un'altra cosa eh, lo screening parte dai 45 ai 74 anni io per farvi capire soprattutto per far capire alle nostre telespettatrici ho eh, sintetizzato i dati dell'anno scorso di area donna i dati chirurgici di area donna abbiamo un caso nella fascia dei 20 anni diventano due nella fascia dei 30 e crescono 29, 36, 52. Nella fascia 70-79 che a 75 e 74 abbiamo detto finisce il, lo screening, ne abbiamo 48. Nella fascia 80-89 ne abbiamo 22 e ne abbiamo 6 nella fascia oltre i 90. Detto così non è ancora molto chiaro. Allora io per farvi capire, ho, ho trasformato in volte il fattore di rischio. Per cui, se nella fascia dei 20 anni il rischio è 1, diventa 2 nella fascia dei 30, per diventare 25 volte nella fascia 70-79 e ancora 16 volte nella fascia oltre i 90. Cosa voglio dire? La prevenzione non finisce mai. Eh, diventa due poi nella fascia appunto dopo ma si moltiplica. Ovviamente più aumenta, aumentando, grazie agli interventi della medicina la vita media di una persona, più aumenta la possibilità di sviluppare patologie. Qualsiasi. sia. E andiamo avanti allora con i nostri contributi, sentiamo il dottor Giovanni Allevi, che poi sono tutti i voltinotti dell'ospedale che sicuramente le nostre telespettatrici conoscono. Dottora Levi, con lei parliamo ovviamente della chirurgia nell'area nell nell donna. Che cosa significa la chirurgia per una donna oggi? Beh, eh, la chirurgia a tutt'oggi è un momento irrinunciabile del percorso di cura eh, della donna affetta da neoplasia del, del seno, da del tumore della mammella. Eh, e, ed è in continua evoluzione. Eh, nel senso che eh, ormai è superata la fase della chirurgia cosiddetta demolitiva, eh, in, cui era, eh, in cui faceva da padrone la mastectomia, gli interventi di mastectomia radicale o ancora più allargati, superallargati, che avevano come idea eh, una Grande eh, asportazione di tessuti nel tentativo, nella convinzione che più l'intervento era esteso e migliori sarebbero stati i risultati eh, curativi. A una seconda fase che è stata chiamata la chirurgia conservativa, che è la chirurgia in sostanza che aveva introdotto il professor Veronesi, siamo nella fase cosiddetta della chirurgia oncoplastica, che parte da alcune considerazioni. Eh, ormai la prevenzione, le terapie complementari alla chirurgia come la terapia medica, la radioterapia, eh, hanno consentito e consentono un sempre più elevato numero di guarigioni complete e anche nel caso in cui non si ottenga una guarigione completa eh, consentono lunghissime sopravvivenze e questo naturalmente eh, sposta l'obiettivo anche sull'aspetto estetico. Quindi diventa sempre più importante garantire un buon aspetto estetico alla, alla paziente. Consentono dunque alla, consentono alla donna eh, di sopravvivere, di una lunga sopravvivenza, soprattutto anche in rapporto con l'estetica. Sì, eh, non solamente serve per curare, per guarire, ma per tornare donna la chirurgia ecco plastica. Esatto, abbiamo, una parte di, abbiamo la fortuna, anche perché le linee guida oggi europee, di cui il nostro eh, reparto vanta essere certificato, questa certificazione osoma, prevede la presenza di un chirurgo plastico. Questo perché non è sufficiente oggi rimuovere il tumore e per portare a guarigione una donna, ma c'è bisogno di restituire la femminilità a una donna. Quindi il lavoro di oncoplastica, di chirurgia plastica, tra il chirurgo un colgo e il chirurgo plastico. Lavorano in sinergismo. Abbiamo seduto il martedì pomeriggio, proprio così dedicato. Quindi, in qualche modo, si cerca di preservare. Invece di demolire, si eh, oppure ce... si ricostruisce. Dipende ovviamente, generale, dipende ovviamente casi, dalla, certo. da, da ogni caso. Cerchiamo di mettere insieme ciò che oggi la nuova frontiera della chirurgia ci permettono di avere, quindi di nuove metodologie, nuove procedure che ci permettono, se possibile, di conservare e di rendere ovviamente bello esteticamente, oppure di ricostruire, ma ricostruire mantenendo comunque un uh, grado di femminilità che la donna desidera. Che comunque è sempre eh, è più importante e fondamentale, soprattutto per le donne di oggi. Eh, Una sua collega, l'oncologo, la dottoressa Carla Strina, sentiamo che cosa ci ha detto. Dottoressa Strina, il ruolo di un dirigente medico oncologico nell'area donna qual è? Allora, il ruolo è quello di, della presa in carico del paziente eh, alla diagnosi e di portarlo al percorso terapeutico personalizzato e più adeguato. C'è sicuramente un altro aspetto di, una, di un oncologo, che è l'aspetto umano, perché ovviamente la paziente femminile si fida, si affida totalmente a voi medici. Assolutamente sì, c'è un rapporto reciproco di, di stima e di fiducia che eh, deve essere portato avanti dall'inizio fino alla fine del percorso terapeutico infatti si instaura un bel rapporto tra medico e paziente che va al di là proprio del, anche solo della professionalità, ma è un rapporto quasi di amicizia, eh, di confidenza dove poi il paziente si, si libera anche di, di tanti problemi che ha al di là della malattia. Ecco, cioè si instaura proprio un rapporto di confidenza che è estremamente positivo. Un rapporto umano, dottor professor generali. Un rapporto umano imprescindibile? Assolutamente e anche qua mi dà la possibilità di inserire un'altra figura è mandatorio nelle linee guida osoma la figura dello psicologo. Abbiamo grazie al terzo settore, quindi al volontariato, la possibilità di avere uno psicologo la quale assiste ai nostre pazienti che è in corso di eh, intervento chirurgico è in corso perché è stata riscontrata al genetista una mutazione BRCA1-2, Angelina Giulia ha fatto un po' storia su questo il perché fanno chemioterapia, quindi è importante il rapporto medico-paziente perché è un rapporto di fiducia ma abbiamo anche la possibilità di eh, uno psicologo, la dottoressa Cattani, che ci permette di insieme di gestire il paziente a 360 gradi. È davvero la mh, pluralità di figure attorno, attorno alla donna, tutto comunque lo ricordiamo in un unico reparto. Assolutamente. Eh, questo, questo è sicuramente un grande vantaggio lo, un professor Generale perché non c'è da spostarsi, è tutto lì, è tutto concentrato. Esatto, cioè la donna esce o okay, che salga, salga dalle scale piuttosto che dalle, esce dalle, dagli ascensori e si trova davanti. Il CUP è una raggiera dove può andare in area chirurgica, in area diagnostica, nell'area del laboratorio, nella degenza e nell'area eh, di terapia terapia sia SSN, cioè terapia standard, piuttosto che terapia innovativa in termini di ricerca dei nuovi farmaci. Quindi sullo stesso piano trova tutto. C'è una figura che coordina un po' eh, il lavoro, non soltanto a livello di organizzazione, mm. ma un po' a 360 ⁇ il vostro lavoro ed è eh, Marzia Alberio. Sentiamo che cosa ci ha detto. Qual è il ruolo di una caposala eh, in un reparto così importante come l'area donna? Allora, il ruolo di una caposala in area donna appunto è quello di eh, cercare di pianificare ed organizzare tutte le attività ovviamente di reparto insieme a, al coordinamento del personale eh, che è afferente all'unità operativa. Eh, a me ovviamente è... Eh, più, eh, ho il personale dedicato che è il personale infermieristico e eh, sul personale infermieristico ovviamente devo eh, accentrare tutte le, le attività eh, che riguardano il, gli ambulatori, attività chirurgica, attività oncologica e attività anche di prevenzione. Ovviamente poi c'è l'aspetto emozionale che eh, molte donne richiedono in voi. Sì, certo. Eh, la donna comunque da noi viene sempre seguita, che sia anche la patologia in Benigna o Maligna che sia, viene sempre seguita. Abbiamo un'equipe di eh, personale altamente specializzato e qualificato che riesce a fare fronte ovviamente a, a queste problematiche della donna. In qualche modo poi ci sono anche le, associazioni che, le donne delle associazioni che ti possono aiutare in questo? Le, le, le associazioni di volontariato fanno un grande lavoro, hanno un grande ruolo in questo senso e in effetti ci, ci aiutano anche fra virgolette, eh, in cose molto semplici, molto umane che è so, l'aspetto per esempio del trucco, eh, l'aspetto di incontri che si fanno con, con le donne ci sono tante attività che, che fanno e sicuramente sono di grande supporto, non solo a loro, anche a noi, a noi del personale infermieristico e medico. E allora, qui mi riconduco proprio al professor Generali per una battuta sul volontariato, ma anche per commentare quello che abbiamo appena visto e sentito. Esatto, prima di passare al ruolo del terzo settore, vorrei fare una, una riflessione. O comunque, il, il reparto oggi è stato uh, strutturato in maniera molto anglosassone, cioè dal punto di vista infermieristico di comparto. Io credo estremamente. Nell'importanza del comparto. Abbiamo non solamente i Caposala, ma abbiamo due case manager che hanno preso un master proprio in case management, cioè gestione del paziente all'inizio alla fine. Case management. Case cioè. management. Hanno preso un master all'Università di Parma, eh, finanziato dal terzo settore, quindi al volontariato, e abbiamo costruito un albero strutturale del personale infermistico in grado di coordinare l'attività sanitaria medica. Questa è quella la volontà eh, di Area Don. Eh, è un, uno strumento che almeno io ho avuto la fortuna di vivere quando vivevano in Inghilterra o negli Stati Uniti e mi è sembrato un modello vincente eh, da portare a livello italiano. E il, da una parte, terzo settore è fondamentale, noi siamo stati costruiti dai Rotary quindi dal volontariato, con un finanziamento che supera il milione di euro. Abbiamo consistente. consistente, quel reparto è costruito, abbiamo avuto storicamente la presenza di APOM e di ARCO che hanno finanziato l'assistenza per le donne e la ricerca in ambito di patologia senologica, abbiamo la Croce Rossa per i trasporti, il, quindi tutta l'area della Croce Rossa che ci aiuta nel trasportare pazienti che hanno problemi di mobilità, Cancro Primo Aiuto che fornisce, prima forniva solamente il, le parrucche gratuitamente alle donne del nostro reparto, adesso a tutti che, tutte le donne che hanno bisogno, di Cremona, del Presidio Cremonese e di Casal Maggiore. quindi un volontariato fortissimo. L'altra parte allora, del cancer center, oltre a quella senologica, è quella ginecologica. Allora abbiamo sentito Aldo Riccardi, che è il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia. Dottor Aldo Riccardi, direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Cremona. Dottore, che cosa è cambiato per quanto riguarda il suo reparto con l'avvento di questo quarto piano dell'area donna? Ma è cambiato tanto perché abbiamo potuto razionalizzare l'offerta, nel senso che abbiamo la disponibilità di più spazi concentrati in una zona in cui la paziente viene per altri motivi e in questi spazi, che sono veramente agevoli e ben attrezzati, abbiamo la possibilità di offrire prestazioni sempre più mirate, sempre più ad hoc. Per la ecco, c'è un rapporto anche più diretto proprio con la paziente, anche in questo senso comunque c'è un miglioramento. C'è un netto miglioramento anche perché da, a mio modo di vedere la paziente si sente presa in carico a tutto tondo, cioè può venire sia per una consulenza ginecologica sia per aspetti della breast o per altri tipi di indagine molto spesso di prevenzione e quindi questa disponibilità di un'offerta complessiva vedo che è molto molto apprezzata. Ecco dottore, un'ultima domanda. Per quanto riguarda sempre l'ostetricia e la, la ginecologia, come avviene la presa in carico di una paziente qua al quarto piano? Ma eh, tutto è agevolato dalla presenza del cupa al piano, per cui la paziente segnala la sua esigenza al cupa al piano e questo ci permette di calendarizzare la, la, sua, la sua esigenza. Se poi questa paziente rientra in un caso noi diciamo, clinico di ricovero, si innesca un discorso di multidisciplinarietà e quindi il suo caso viene eh, gestito da un gruppo di specialisti. Ecco, prevenzione è la parola d'ordine comunque. Sì, rimane la parola d'ordine, rimane la prevenzione, rimane l'esigenza di dare il giusto peso agli esami e alle eh, atti di prevenzione, compreso il discorso delle vaccinazioni. Professor Generale, quindi anche la ginecologia fa parte di questo grande team dell'area donna? Sì, ed è fondamentale. Devo dire che il sinergismo che si è creato con la ginecologia insieme ha permesso a quelle donne che afferivano al servizio di ginecologia per un PAP test hanno trovato poi la possibilità di prenotare la mammografia e viceversa, quindi è stato una, un boomerang che ha permesso di crescere insieme. E questo è un atto preventivo eccezionale. L'altro punto è che eh, discutendo i casi di patologia mammaria o patologia ovarica insieme, in team multidisciplinare, avendo la presenza anche della genetica medica all'interno dell'ospedale, questo BRCA ci permette di coordinare quegli interventi che prima si facevano cosiddetti in indifferita. prima un, la, la mammella e poi l'ovaio, se la donna era per BRCA adesso si fanno in simultanea, vuol dire che la donna per me si entra una volta sola, si cura al meglio la paziente con un'equipe dedicata e quindi devo dire che questo sodalizio ha dato un da e darà ancora più frutti. Eh, ultima parte ma solo in ordine della nostra scaletta è il team della radiologia guidato dalla dottoressa Romanini. Dottoressa Romanini qual è il ruolo della radiologia nell'area donna? La radiologia è un'unità eh, complessa caratterizzata da eh, apparecchiature eh, tutte eh, di alta tecnologia eh, che rispondono a qualsiasi tipo di esigenza di tutti i reparti dell'ospedale e anche dell'utenza esterna. In particolare, per quanto riguarda area donna, eh, l'impianto tecnologico è altamente specializzato e siamo in grado di rispondere a qualsiasi tipo di eh, esigenza nel percorso diagnostico delle nostre pazienti. In che modo la radiologia interviene sulla prevenzione? La prevenzione per la patologia mammaria agisce radiologicamente su due fronti. Su invito dell'ATS ogni due anni con lo screening è una chiamata gratuita ogni due anni per le donne nell'arco di età dai 45 ai 74 anni. Oppure, sull'altro fronte, eh, le donne eh, giungono spontaneamente per un controllo mammografico e, in questo caso, la mammografia è una mammografia clinica. Che cosa può far seguito a questi esami mammografici, dottoressa? La mammografia è il primo esame. Alla mammografia, in presenza di un reperto patologico, seguono una serie di esami successivi di secondo e terzo livello. In primo luogo l'ecografia, con apparecchiature con sonde dedicate alla mammella, ecografia che serve anche per i prelievi ecoguidati. Poi apparecchiature che consentono i prelievi in stereotassi per le lesioni che non si vedono ecograficamente. E infine la risonanza magnetica mammaria con bobina dedicata. La radiologia prende la paziente in carico anche durante il follow-up, da non sottovalutare come importanza. Sì, certo, infatti una volta fatta la diagnosi, la paziente seguirà un procedimento e un iter che verrà deciso e condiviso assieme anche a tutte le altre figure che lavorano appunto in questo settore, quindi in primis dai chirurghi, gli oncologi, i radioterapisti e il radiologo, quindi mh, seguirà la paziente anche nella fase successiva, quindi nel post trattamento, utilizzando tutte le metodiche di cui cui abbiamo possibilità e disposizione allora, professor generale, alla fine abbiamo visto che il team ospedaliero è un team unito per la salute della donna. Ovviamente c'è il terzo settore fondamentale, ma c'è il settore, un altro settore fondamentale che è la politica, che poi eh, è un po' lente delle risorse essenziali. Quindi siamo andati a sentire anche il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti rappresenta la vicinanza alle donne eh, nel momento della loro fatica e della loro sofferenza, ma rappresenta anche la possibilità di scoprire tutto il coraggio che queste donne rappresentano. È l'istituzione sanitaria che si fa vicina alla vita delle persone, dal punto di vista della competenza medica, perché ricordiamo anche l'eccellenza di competenza medica e della ricerca oncologica che qua a Cremona si sta sviluppando e si è sviluppata da tantissimo tempo e anche dal punto di vista dell'accompagnamento umano. La vicinanza umana è anche questa una medicina straordinaria e questa realtà dentro l'ospedale rappresenta entrambe le cose, l'eccellenza, la capacità di curare con competenza con i farmaci giusti, con le cure giuste, le persone che vivono un momento delicato e difficile e allo stesso tempo curare con l'umanità per riscoprire nella fragilità di queste persone quanto coraggio queste persone e le loro famiglie hanno. Un auspicio insomma che è quello che non siano solo parole ma che poi ci siano anche i fatti da parte della politica. Professor Generale vogliamo allora ricordare l'appuntamento eh, di domani, dell'8 marzo in ospedale? Sarà un, eh, come un appuntamento ormai, ormai eh, decennale sì, è, in, è vero, in, una consuetudine importante con numeri eh, rilevanti. Abbiamo di solito almeno solamente nel presidio ospedaliero cremonese più di 500 visite e spero, devo dire la verità poche mammografie perché vuol dire che abbiamo trovato eh, poche cose, anche se ci saranno. Eh, alla Pizzighettone, quindi Fondazione Mazza, normalmente sono sul centinaio e anche centinaio di visite ginecologiche, normalmente la, al Presidio alti 200, quindi sarà veramente una, una giornata importante per la donna: una giornata in, all'insegna di una promuovere la salute dei nostri cittadini, del territorio, delle donne che sono un punto di riferimento sociale. E allora appuntamento con la prevenzione eh, l'8 marzo all'ospedale all'SST di Cremona, ma non solo, anche a Olio Po e anche a Pizzighettone, gra grazie al professor Daniele Generali. Grazie. Eh, grazie e poi devo dirle personalmente un grazie, perché io tanto sono prima di tutto sono una donna, e mi faccio portavoce di tutte le donne a casa che ovviamente vi devono tanto per la prevenzione, per la cura e anche per la presa in carico totale che avete voi e il suo reparto e tutto il suo staff di noi donne. Dunque, grazie ancora. Grazie davvero. ancora, grazie dell'invito e grazie a tutte le telespettatrici. Grazie a tutti, allora ci ritroviamo presto con la Grande Medicina. questo programma scarica l'app o vai su cremona1.it